rassegna Incontri con l'autore, oggi siamo a San Severino Marche, un piccolo gioiello tra le colline marchigiane avvolto dal fascino di una storia millenaria e dal magnifico profumo dei prodotti tipici locali. Siamo in compagnia di Raul Paciarone, appassionato di storia locale, e qui c'è la parte antica di San Severino Marche. Da qui nasce tutta la storia, vero Raul? Sì, questa infatti è la parte più antica della città, dove si sono rifugiati i superstiti di una città romana che sorgeva qui nella valle, che si chiamava Septempeda, che a seguito delle incursioni barbariche sono fuggiti e si sono rifugiati in questo monte, che era abbastanza boscoso, quindi è anche facilmente difendibile, ed hanno creato il primo nucleo di questo nuovo paese, che dal nome dell'ultimo vescovo si è chiamato San Severino. E da qui appunto vediamo la nuova San Severino Marche, che è caratterizzata da una piazza particolare, Piazza del Popolo. Cos'ha Raul di particolare questa piazza? La Piazza del Popolo è nata come esigenza proprio delle popolazioni che vivevano in questo castello di scendere a valle per vendere le loro merci, e quindi questa piazza è nata proprio da uno slargo della strada dove si esitavano i prodotti. Poi man mano è stata circondata da portici per consentire anche in condizioni atmosferiche avverse di poter fare mercato, tanto che poi per secoli la piazza si è chiamata Piazza del Mercato. Ma la piazza era anche un luogo signorile, cioè caratterizzato e sottolineato dal Teatro Feronia che si affaccia proprio sulla piazza. Sì, la piazza anzitutto dal 700 è sede del municipio, che prima aveva sede nella parte antica, e si è arricchito dai palazzi delle famiglie più nobili e anche del teatro, che era un po' un simbolo della ricchezza della città. Questo palazzo, questo teatro è stato ricostruito su un edificio più antico che si era incendiato, e l'attuale è stato costruito nel 1827 sul disegno di Ireneo Leandri. Una parte del patrimonio artistico di San Severino Marche è raccolto nella Pinacoteca, e lì c'è un quadro particolare. Sì, questo quadro particolare, che probabilmente è uno dei pezzi più importanti non solo di San Severino ma probabilmente di tutta la regione, è una tavola di Bernardino di Betto da Perugia, detto il Pinturicchio, pittore famoso per quello che ha lasciato al Vaticano a Siena, ed è un quadro dolcissimo che raffigura la Madonna della Pace. La Torre Comunale è un po' l'emblema di San Severino, anche perché è visibile da ogni punto, è alta 40 metri. E questa torre aveva la funzione di segnalare ai castelli del circondario momenti di pericolo o anche momenti di gioia. Infatti nella parte più alta era alloggiata il campanile comunale, che serviva proprio per dare questi segnali. Inoltre di giorno si usava della paglia bagnata per fare dei segnali col fumo, e di notte invece si accendevano dei fuochi sulla sommità, proprio per questo sistema telegrafico primordiale, per avvisare in tempo brevissimo eventuali pericoli che si dovessero presentare. Questa torre, alta 44 metri, ha un fuoripiombo di 1,5 metri. Non è famosa come la Torre di Pisa, ma è molto evidente questa pendenza ed è dovuta agli abbassamenti del terreno. Insieme alla torre svettano attorno a San Severino moltissimi campanili, questo a simbolo del fatto che San Severino era una città cristiana. La fede era una parte importante della popolazione. Questi campanili, più che simboli della fede, sono i simboli della ricchezza degli ordini religiosi che li hanno fatti costruire, soprattutto nel periodo d'oro della città, che era il 300 e il 400. Ogni anno la città di San Severino rievoca il proprio patrono con delle tradizioni popolari, tra queste c'è il Palio dei Castelli. Sì, il Palio dei Castelli è una corsa che si svolge intorno al perimetro della piazza con delle torri di legno, e chi riesce a impiegare meno tempo vince questo agognato palio. Ma in antico venivano fatti anche altri giochi molto particolari, come ad esempio la corsa dell'anello oppure la quintana. Erano tutti giochi che si svolgevano l'8 giugno, che è la ricorrenza del santo patrono, che è ovviamente San Severino.